Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su una nuova ranked di VGC 19 in Moon Series. Ho deciso di non portare una nuova streak perché al momento non so bene di preciso che cosa buildare. Comunque ci penserò a breve, arriverà il team nuovo, state tranquilli. E quindi vi ho portato il team con cui ho vinto la PC di Roma, che sicuramente avrò portato anche la PC di domenica se ci sono andato. In questo momento non lo so perché sto registrando prima, visto che iniziando a lavorare comunque mi devo organizzare un po' per i video. E detto questo, se il team vi piace, ma penso di sì visto che comunque il risultato l'ha fatto, lasciate un bel like, commentate e condividete il video. Qua sotto trovate tutti i social, il team lo dovreste già conoscere perché ve ne ho parlato tanto. E soprattutto però non vi voglio rivelare tutto quanto perché comunque me lo potrei ancora giocare e sistemare. Andiamoci subito a fare tre match per vedere come va. E GG. Allora, becchiamo subito un Chiovre Ludicolo, Lunala Stakataka, Coco e Incineroar. Allora, noi qua che cosa dobbiamo fare? Abbiamo davanti un Chiovre Ludicolo e io direi che dobbiamo necessariamente mettere Toxicroak e Gengar, perché se lui ci lida con Lunala stiamo bene con Gengar, se lui ci lida con Chiovre stiamo bene con Toxicroak. Ci portiamo dietro Necrozma. Allora, Necrozma come Uber, Toxicroak, Gengar, Chiovre e Kartana. Lasciamo a casa la coppia della Trick Room perché in questo momento il Chiovre Scarf mi può fare più comodo. Lui va di Coco Lunala. Quindi noi che cosa facciamo? Facciamo Fake Out su Coco più Z Shadow Ball su Lunala. Entra con Ludicolo, a me va benissimo così, perché si prende una bella zetona in faccia e comunque bene non gli fa. Tiè, guardate Gengar che minchia fa. Andiamo a fare Sucker Punch su Ludicolo e facciamo Sludge Bomb su Coco. Sicuramente ci beccheremo il Fake Out di Ludicolo. Esatto, adesso lui vorrà fare Volt Switch con Coco. Invece no, va di Electro Web che missa su Toxicroak. Attenzione, è buono questo. Però Coco si prende quel danno che è ottimo perché permette di non andare giù. Facciamo Sucker Punch con Ludicolo e facciamo di nuovo Sludge Bomb con Coco. Così Ludicolo va giù e se dovesse avere dietro Chiovre non c'ha più la Buser della Rain. Coco va giù, attenzione, perché adesso lui entra con Lunala ed entrerà probabilmente con Chiovre. Noi abbiamo Toxicroak in campo sempre. Allora, noi qui abbiamo un piccolissimo problema. Mettiamo Kartana su Toxicroak, lui andrà doppio. A meno che non fa tuono, perché allora noi abbiamo Toxicroak in campo, però lui ci potrebbe fare anche... Proviamo a fare un'infamata. Mettiamo Kartana e facciamo Destiny Bond. Lui invece va di Water Spout, come se Toxicroak in campo non ce l'avessimo avuto. Va bene, almeno noi sappiamo che adesso si è alloccato su quello. E a noi ci va bene così, perché mettiamo Toxicroak e Chiovre. Noi andiamo a fare... Allora, pensiamo un attimo, perché se io mi locco su Tuono, adesso io vado a fare Fake Out su Chiovre. Facciamo così, sperando di riuscire a paralizzare. Magari Lunala va di... Beh, non avrebbe motivo di andare di Whiteguard. Adesso lui va di Tailwind. Ok, ci sta. Facciamo Tuono di qua più Sucker Punch di qua. Boh, Lunala va giù. Perfetto, questa cosa non penso che se l'aspettasse. E abbiamo vinto, perché lui è rimasto loccato su una mossa d'acqua e abbiamo Toxicroak in campo. Quindi GG per noi, perfetto. Andiamoci a fare il secondo match. Ragazzi, questo team non lo dico perché è mio o perché l'ho buildato con Appa, ma è davvero davvero forte. Lorenzo Lux. No, vabbè. Sto registrando, lollo. Abbiamo beccato il buon lollo. Allora, timer. Lui qua ci lida tranquillamente Smeargle Lunala, Smeargle Xerneas, quindi pensiamoci un attimo perché Lollo a me mi preoccupa. Io Toxicroak me lo porterei. Anche Chiovre Gengar potrebbe non essere male, eh. E vi dico subito il motivo. Portiamoci Necrozma. Non penso che riuscirò a mettere Trick Room.
Vediamo, lui va di Lunala Incineroar, ok. Fake out più Lunala. Se è bravo e se se l'è portato, mi switch a Smeargle. Quindi facciamo Spout. Oppure mettiamo Necrozma. Mettiamo... No. Questo è anche un bel match, eh? Secondo me mi mette Smeargle per paura della Z, esatto. Lollo, te l'ho letta, mi dispiace. Perfetto. Ovviamente si aumenta l'Evasion. Facciamo Spout. Lui mi rifarà Fake Out, però. Facciamo Sludge Bomb. Mette Toxicroak. Spiky Shield ci sta. Bravo che ha messo Toxicroak. Però adesso sappiamo che non ha né Xerneas e né Crobat e ci possiamo tranquillamente regolare così. Lui ha Sucker Punch sul suo Gengar. Quindi mettiamo... Allora, io che cosa farei se fossi lui? Fare Lovely Kiss più Sucker Punch su Gengar. Entra con Incineroar, ok. Ha fatto Fake Out. Lui mi vuole continuare a Fake Outare Kyogre. E ci sta, eh. Ci sta, ma io adesso mi sono stufato. E gli faccio la Z su Toxicroak. E non mi può fare Fake Out perché altrimenti muore. Io non penso che si prenda tutto sto danno, sinceramente, però... Ah, andato di Poison Jab, ok. Ci attiva la Weakness Polarizing, perfetto. Altrimenti facciamo così. Vediamo se leva Inch. Ok, no, non l'ha tolto. Intanto ci leviamo dalle palle Smeargle e un Fake Outer ce lo siamo tolto. Adesso lui entrerà con Lunala e ci spara la Z su Necrozma. Dovevo mettere Trick Room. Facciamo così. E facciamo così. Tanto facciamo un dannino su Lunala. Speriamo che l'abbia fatta su Necrozma, ma penso di sì, perché altrimenti non avrebbe fatto la Z, ragazzi. Che Lollo ci sa giocare a sto gioco. Entra Toxicroak. Adesso lui qua mi rientra con Incineroar, altrimenti Gengar muore. Ma io per forza di cose... Devo fare Sunsteel Strike di qua e Shadow Ball di qua. Invece entra Incineroar. Bene. Lunala protegge. Vediamo se mi rientra Toxicroak. Mi rientra di là. Ok. Speravo che mi rientrasse sulla slot di Incineroar. Adesso lui mi killa Gengar, giustamente. Mi ha crittato anche Necrozma, maledetto. Entriamo con Kartana. Facciamo Sunsteel Strike di qua, più Protect con Kartana. Entra Lunala, giustamente. Lui va di Fake Out, molto bene. Sunsteel va su Toxicroak e ce lo leva. Anche perché noi abbiamo Kyogre dietro, eh? Ricordiamoci. Adesso lui mi fa Fake Out su Kartana e mi fa la mossa su Necrozma. Ok. Facciamo così. Più Tailwind. Proviamo, tanto ci fa Fake Out su Kartana. Mette Tailwind anche lui. Adesso lui me lo deve killare però Necrozma, perché altrimenti metto Trick Room. Invece fa Moongeist su Kartana, attenzione. Flare Blitz va su Necrozma. Oh, se reggeva. Se reggeva, mamma mia, se reggeva, ho vinto. Facciamo Origin più intanto Sacred Sword qua. Kartana, lui ci butta giù Kartana, giustamente. Però Origin Pulse killa Inci. Psyshock non butta giù Kyogre, non missare. Sì, sì, sì. GG Lollo, GG.
GG Lollo, bellissimo match, veramente bellissimo match. Bellissimo match, veramente. Andiamoci a fare l'ultimo. Bel match questo, bel match, ma Gengar ti ha dato veramente tanti, tanti, tanti problemi. Infatti ho visto che ti ci sei impegnato una cifra per killarlo. E soprattutto avere tre fake outer nel team mi ha dato un sacco di problemi a me invece. Allora, abbiamo un altro Xernala con Lucario però. Attenzione. Allora, temeriamolo. Io ripartirei di nuovo di Kyogre Gengar per vedere lui che fa. Mi porto dietro sempre Necrozma e Kartana. Io andrei così. Se con Lollo ha funzionato, dovrebbe funzionare anche con lui, che fra l'altro, non avendo Smeargle, ci crea anche meno problemi da questo punto di vista. Lui va di Lunala a Lucario. Attenzione, ci vuole fare follow me. Noi facciamo Spout. Noi facciamo Origin invece di Spout, che è meglio. Più Shadow Ball su Lunala. Lui sicuramente farà follow me. Entra Toxicroak invece. E Lunala protegge. Ok, ci sta, ci sta. Però noi adesso abbiamo la Z. E lui non può proteggere Lunala. Quindi andiamocene, mettiamo Necrozma e facciamo la Z su Lunala. Entra Necrozma, non lo togliere, molto bene, perfetto. E guardate Gengar, ragazzi, Neverending Nightmare, e Lunala va giù. Adesso che abbiamo Necrozma, ci possiamo anche concedere il lusso. Oh, lui mette Xerneas però. Facciamo Trick Room più Sludge Bomb su Toxicroak. Mi fa giù, anzi, perfetto. Ma non so perché ho fatto Sludge Bomb su Toxicroak. Ci sono poco convinto. Grazie. Ah, no, non me l'ha attivata la VP, maledetto. Facciamo Photon Geyser qua. Più. Allora, Photon Geyser su Toxicroak. E Sludge Bomb su Xerneas che protegge. Toxicroak ci saluta. Entra Lucario, che ci vuole redirectare giustamente. Allora, noi lo dovremmo reggere un Moonblast tranquillamente. Facciamo Shadow Ball di qua. Mi fa follow me. Allora, Photon Geyser gli fa il danno che gli fa. Shadow Ball. Perfetto, adesso lui va di Moonblast su Necrozma, noi lo reggiamo e ci abbiamo ancora due turni di Trick Room, quindi facciamo Sunsteel più Sludge Bomb, tutto su Xerneas, protegge, vabbè, inutile. Beh, inutile, oddio, se gli entra la doppia Protect è un problema, però, cazzo, ci direi un po' rotto e comunque noi dietro ci abbiamo Kartana, che è Sash, e però non abbiamo Smart Strike. Bene, gli fallisce la doppia Protect, andiamo di Sunsteel. Peccato che non si è attivata la VP, ma tanto questo Xerneas sarà Bulkless. E l'abbiamo spaccato in due, ragazzi. 3 vittorie su 3, fra l'altro secondo match contro il buon Lollo, che ringrazio per il bel match, veramente, veramente. Avete visto, ragazzi, questo team gira veramente, veramente bene. E soprattutto aver messo Gengar crea tanti, tanti problemi agli avversari con Lunala, che danno molto fastidio a Necrozma, quindi GG per me, devo dire. Sinceramente ho fatto proprio un bel team, e grazie soprattutto ad Appa che mi ha dato un sacco di consigli, lo ringrazio nuovamente. Speriamo che mi sia andata bene anche la PC di domenica, questo poi ve lo farò sapere. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Soprattutto nei prossimi giorni arriverà un vlog molto importante per un progetto che ho intenzione di mettere in atto, quindi spero che sarete sempre attivi come al solito. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, non so, del Village, bella per voi, ciao!